In una giornata primaverile il Città di Fiumicino affronta il Real Civitavecchia per continuare la sua corsa verso la promozione. I padroni di casa partono subito forte. Al primo minuto una grande apertura sulla destra per Parini, stop a seguire e diagonale che finisce in rete, 1-0. Al quinto, ingenuità della retroguardia del Fiumicino che dà una grande chance a Quaciari, che sbaglia clamorosamente. Al 26esimo ci riprovano gli ospiti, ma Merciaro si fa trovare pronto. Alla mezz'ora Grassi va al tiro, Merciaro non trattiene, Quaciari ne approfitta ma la difesa salva sulla linea di porta. Al 40esimo Bordoni conclude un'ottima azione segnando il gol del 2-0 con un sinistro sul palo lontano. Nella ripresa il Real Civitavecchia sembra più determinato. Al secondo minuto Fracassa prova il tiro ma ancora Merciaro risponde presente. Al sesto ottima giocata di Parini che appoggia a Mancini ma conclusione parata. Al 12esimo azione in verticale del Città di Fiumicino e ancora una volta Bordoni insacca. Fa 3-0 e doppietta personale. Giornata anche sfortunata per il Real Civitavecchia. Quaciari a pochi metri dalla porta colpisce il palo interno e la palla termina fuori. Nei minuti finali il Città di Fiumicino spreca occasioni per aumentare il vantaggio, prima con Nuti e pochi minuti dopo anche con Mussoni. Finisce 3-0 per il Città di Fiumicino che centra la quinta vittoria consecutiva. Il Real Civitavecchia per il periodo negativo non ha voluto rilasciare dichiarazione nel post partita. Secondo me oggi abbiamo fatto meno bene delle ultime volte, onestamente, però merito una squadra come il Real Civitavecchia che sapevamo che era ostica, no? È stata una doppietta dopo che sono rientrato da un brutto periodo, però ringrazio a tutti, al mister che mi hanno dato fiducia e al gruppo che, come sentite, è un fantastico gruppo. Stiamo andando avanti così per la nostra strada.